Ma sei sicuro? Allora, vedo sì, Alex, sì, vedo lì. Il nome. Lì c'è Rapittrice. Non è vicino, però, eh. Ok, si è allontanato. Okay, se n'è andato. Io sono dove c'è il mulo all'entrata. Ok, uscite. Oh no, Alex è all'entrata. Uscite. Siete fuori? Sono fuori. Tappato. Ok. Bravissimo. Allora, adesso dobbiamo cercare il piamulo. Dov'è che lo tieni? È all'entrata proprio, ci sono io. Ok, aspettate. Guardatemi, tengo l'arco in mano, mi vedete? Qui nel corridoio. Torniamo indietro, sì, alle casse. Sì, sì, ci sono. Ok, vedete che l'arco? Sì, sì, tranquillo. Sì. Ok, tengo... No, non posso tenere nulla in mano, venite. Mi vedete? Io ho aperto il cancello già. No. Ma ho fatto finta di uscire. Strecatto, tua madre in morga! No! Ho richiuso tutto. Ordine! Vai! Stiamo perdendo tempo! Allora, vedo la rapitrice, abbiamo ancora 4 minuti. Sfruttiamo il tempo a nostro vantaggio, ok? Bisognerà, secondo me, fare un diversivo in modo tale che non rischiamo di trovarceli in mezzo. Ma ci stiamo separando, eh? No, io sono sempre alle casse, Anch'io. Allora, possiamo organizzarci così. Cold, puoi fare tu un diversivo, mentre io e Anna prendiamo il piamulo. Come posso fare? Cosa posso fare? Allora, un diversivo, secondo me, può essere una TNT. No, una TNT. Sì. Allora, aspetta che te la do. Alex! Non fatevi vedere. Fate tranzolli. Di fianco. Ok, tutto ok? Tutto ok. Very good. Allora, Cold, hai qualcosa per far detonare la TNT per caso? No, al momento no. Ok, non ti preoccupare. Non hai arco con Fire Aspect? Flame? No. Anna, hai un accendino, una torcia di redstone, qualcosa? No, non c'ho niente. Ok, Stray, allora facciamo così. Voi due state qua, eh. Metti, ce l'hai tu, Stray, un accendino, una torcia adesso, di redstone? Adesso guardo, ce l'ho nella shulker probabilmente. Ok, allora vengo alla porta a prenderla e poi la riporto a Cold. Meglio se dai, non ci muoviamo. Dai, ho controllato quanto c'è l'invisibilità. Tranquilla. È vero che c'è Alex che sta girando un sacco. Ok, ecco, vedo il piamulo. Stray, dammi la torcina. Sono l'ho dietro. L'ho droppato giù. Ok, riprendi le cose. Sì, ce l'ho. Sto tornando, vedo la rapitrice passare, vedo anche Alex. Eccolo. L'ho proprio incrociato l'infame, eh. Ma che spavento. È okay. Che si vedono le particelle per terra. No, io non vedo niente. E in teoria neanche voi dovreste vedere quasi nulla, perché io ho le particelle ridotte e voi usate lo stesso client. No, ma intendevo proprio quelle di camminare. Sì, ho capito. Ma anche quelle sono ridotte. Dunque, Cold, dove sei? Sono sulle scale, adesso sono esattamente in centro. Prendo in mano qualcosa? Sì. Ottimo, fermo, togli. Attenti. Tieni, prendi l'accendino e toglilo. Abbiamo subito. Io ho un minuto e 50. Ok, aspettate. Non avete tanto tieni tempo. Tieni le 3 TNT, ne userai solo una, Cold, eh. Ok. Adesso splash un'altra pozione. Venite vicino qui alla pozione, guardatemi. Ok, sì? ci sono. Ci siete? Sì. Siamo. Perfetto. Quanto avete? Allora, 6 minuti e 58. Va bene, bastano per tutti. Ok, allora Cold, ascoltami bene. L'esplosione che tu dovrai fare sarà qui in corridoio. Vedi dove sono adesso col piccone? Sì, lo vedo. Ok, metterai la TNT al mio segnale, soltanto al mio segnale, ok? Non prima. Ok. Dovete essere veloci poi. Anna, tu invece vieni con me, guarda la torcia. Sono dietro di te, tranquillo. L'accendo subito? No, aspetta. Anna, vieni. Ci sono. Dritta di qua, ok? Vedi il mulo, Anna? Ce l'hai il laccio? Ce l'ho. Ce l'ha anche lui il laccio. Ok, Stray, adesso è il momento che tu esci. Ok, va bene, adesso vado. Bisogna rispettare i tempi, non abbiate mai fretta di fare le cose che vi dico di fare. Apro. Sempre al momento giusto. Ricordati che può cavalcarlo uno solo, quindi l'altro deve scappare volando. Quindi lo faccio io, okay. O lo fai te? Io vai, lo sto cavalco. Scendo. Ok, bravo. Cancello aperto. Cold, adesso metti la TNT e falla esplodere. Ok, messa accesa, via. Ok, esplode, si è sentito. Alex sta andando. Ok. Dovete muovervi. Sto andando. Vai, Anna. Quanto siamo campioni. Metto le litre e me ne vado. Ok, brava. Sto scappando anch'io. Ottimo. Il piamulo è nel barocco. Ripeto, il piamulo è nel barocco. È scappato? Stiamo andando. Vai, okay, continua. Ok, Stray, adesso tu fai una cosa. Spostati nella stanza con Alex e Piadina. Chiudi il cancello. Vabbè, dici tipo. Digli che hai sentito una bomba. Insomma, non dire del mulo, eh. Fai finta di non sapere. Va bene. Vai. Sa che pensa che l'abbiamo griffato del tutto. Può essere, può essere. Non di nuovo. Infatti. Ok, perfetto. Allora, aspetta un attimo. Dai, quell'imbecille di Stray. Giustamente non poteva andare da solo perché li avevo spostati io. Ok, venite.
Io sto seguendo l'elitra di Annave, che è l'unica cosa che vedo. Ok, Cold, dimmi dove devo andare. Dobbiamo portare il piamulo prima che sia troppo tardi. Nella zona dei rimasugli, nella zona dei rimasugli a casa mia. Ok, sto andando. Sto cercando di fare un percorso poco sospetto, ecco, diciamo, sto passando in luoghi poco battuti, ecco, per non essere visto. Ma qui bisogna passare per forza al centro. Posso anche invisibilizzare il mulo, volendo, cosa che non ho fatto. Ma secondo me non è il caso, tanto stiamo scappando, fermarsi potrebbe costare del tempo. Che missione, signori. Non ti fermare che ci sei mostri, Non temporeggio neanche per un istante, Anna, neanche per respirare mi fermo. Bravissimo, tu corri, non ti fermare, vai tranquillo e speriamo che Alex non venga qui piuttosto. Che agenti segreti che siamo però, signori, che agenti segreti. Mamma mia, non ci credo. Sì, ansia, è vero, sì, però la missione sta essendo super completata senza neanche un intoppo, Avete visto che tempismo? Nel momento in cui tu hai fatto esplodere la bomba, Alex si è girato. Ha scritto, chiedo udienza immediata. Ma lascialo perdere, tanto non sapranno neanche del mulo. Ma gli dico che ne so cosa vuoi che succede. Sì, cosa vuoi diglielo, Cold, io sono qui, ecco, entro qua. Sì. Non ci passo, devi farmi due per due. Ok, ma mi sa che il problema è l'altezza più che altro, No, è la larghezza. No, ok. Ha detto mi avete tirato col cannone. Che stupido. Ti dico di no? No, aspetta, non dirgli niente. Ok, Cold, dimmi qua. Adesso dove devo andare? Bisogna semplicemente spaccare due blocchi che almeno ci passa l'asino. E dopo qua sotto è tutto in discesa. Ok, vado, C'è la botola, per quello che non si riesce a scendere. E ci penso io. Ok. Non ci passa, Cold. Si può spaccare ancora un altro blocco? Secondo me non ci passa per la larghezza, eh. Per la larghezza che non passa. Dici che magna ed è brutto. Sì. Ok, ci sto. Sto dando delle boccate. Ricostruire tutto immediatamente. Ricostruisci com'era, Cold. Aspetta che ti do i materiali che ho preso io. Intanto lo lasciamo qui dentro. Stupido piamulo, mo ti facciamo passare la voglia. È un ottimo posto questo, Cold. Ma c'è un'altra entrata in casa di Tommy questa? Sì, esattamente, le avevamo fatte comunicanti. Senti, io lo chiudo per non avere altri ingressi. Okay. Ricordate sempre chiudere con due blocchi, così all'osservatore più distratto potrebbe sembrare che non c'è nulla, magari ne spacca solo uno. Invece poi sotto ce n'è un altro. Ok, ti do le cose che ho preso. Il mulo è rimasto lì. E direi che abbiamo completato la missione. Very good, non lo verranno mai a cercare qui. Abbiamo ancora 3 minuti di invisibilità, quindi approfittiamone. Va aggiustato tutto, deve essere tutto ipernormale sto posto. Ok, Cold, questi erano i miei. Poi, trapdoor. Okay. A posto. La porta l'abbiamo già fatta. Uguale. È uguale, identico a prima. Perfetto, rimettiamoci l'armatura. Mamma mia, adesso dobbiamo solo aspettare che passa l'invisibilità.